Allora, rivediamo Giovanni i nostri cartelli, il nostro sondaggio sulle questioni economiche. Ripartiamo dal cartello numero uno. Quello che abbiamo chiesto agli italiani è questo: nell'ultimo anno e mezzo le tasse in Italia sono, qual è la loro percezione? Come vediamo, quasi l'80% degli intervistati non crede che le tasse in Italia siano diminuite. In particolare, il 54% crede che siano rimaste uguali a prima, il 27% invece addirittura che siano aumentate. Il cartello numero due invece riguarda la capacità degli stipendi degli italiani, se reggono ancora il confronto con l'aumento del costo della vita. E la percentuale è più o meno la stessa, come vedete, circa l'80% degli intervistati dice di no, il 10% invece crede di sì. L'ultimo cartello che riguarda le questioni economiche, in particolare quella del lavoro, è il cartello numero 3. Quello che abbiamo chiesto è se è facile trovare un impiego che permetta a un lavoratore di vivere con dignità e la risposta qui è 63% no, 25% invece sì. Allora, diamo il benvenuto a Matteo Ricci, candidata alle europee per il Partito Democratico. Diamo il benvenuto a Laura Castelli, candidata per la lista Buonasera a Libertà di tutti. Cateno. De Luca, Gianluca Berzelli e Banca Patrimoni Sella. Claudia Conte, giornalista, buonasera, in libreria con la Buonasera. voce di Iside. Andrea Mancia, il direttore dell'Opinione, sempre con noi, Antonio Di Bella. Allora, vi facciamo vedere come sarebbe Tele Meloni se ci fossero anche dei giornalisti dentro, guardate. L'Italia è finalmente tornata a crescere più della media europea. È cresciuto l'export. È sceso lo spread. E la borsa italiana nel 2023 è stata la migliore in Europa. Ma soprattutto abbiamo toccato il tasso di occupazione più alto di sempre. Aumentano i contratti stabili, aumenta l'occupazione femminile, diminuisce il rischio di povertà e dopo 3 anni i salari sono tornati a crescere più dell'inflazione. Allora, Matteo Ricci, perché l'economia è una, diciamo, è circolare, no? Dipende quale angolo prendi. Se ci sono i giornalisti, ti ricordano l'angolo che lasci scuro. Se non ci sono, va così. Ricci, poi Andrea Mangia. Mentre in campagna elettorale la Meloni e Salvini continuano con i soliti slogan, il Ministero dell'Economia e della Finanza sta cercando disperatamente soldi. Qualche giorno fa hanno ipotizzato la privatizzazione delle poste, poi la Meloni l'ha smentito, poi hanno tirato fuori il redditometro e la Meloni l'ha bloccato, e poi hanno cominciato con i tagli ai comuni. Che cosa dimostra questa ricerca spasmodica di soldi? Che in questo momento nel bilancio dello Stato c'è un buco di 20 miliardi, perché hanno previsto una crescita nel 2024 dell'1,2% e la crescita reale dello 0,6%. E quindi buttano polvere sotto il tappeto fino alle elezioni e poi quest'estate faranno una manovra correttiva a lacrime e sangue. E dove andranno a prendere queste risorse? Ancora una volta nella spesa sociale? Ancora una volta nella sanità che è in crisi in tutto il paese? Questa è la verità. Gli slogan purtroppo valgono il tempo di una campagna elettorale, ma Andrea la realtà Mancia. del paese è questa. Allora, Ricci fa il suo mestiere, che è quello di fare il politico di opposizione, oltre che l'amministratore di un importante comune. Non mi metto sullo stesso piano di analisi economica perché non ne so abbastanza. Quello che noto è che la Meloni fa il suo mestiere, cioè rivendica quelli che lei reputa siano i risultati del suo governo e i giornalisti dovrebbero fare il loro mestiere, che è quello di Vabbè, pungolare. incontrarla. Beh, no, Se la potesse. Guardate da quanto non c'è una conferenza stampa di Giorgia Meloni, sono 5 mesi da quella di Ma Capodanno. non c'è bisogno di incontrarsi personalmente per fare Beh, certo, fact-checking, secondo me. questo è Cioè, vero. ci sono testate libere, il regime che si paventava prima delle elezioni non mi sembra si sia materializzato, quindi i giornalisti facciano anche perché poi quando incontrano il Presidente del Consiglio, se fanno come con Draghi, che applaudono e Questo si mettono in è ginocchio, indubbio, no? Antonio Di Bella. E poi arriviamo a Laura Castelli. Ma sicuramente il problema è che la tendenza, cioè il clima, io vedo in Meloni due persone, proprio il dottor Jekyll e Miss Hyde,
Una Meloni che va d'accordo con Biden, che è filoatlantica, che è filoeuropea anche, perché sull'Europa non gli si può dire nulla. E in qualche modo c'è il richiamo della foresta, che è il richiamo di Trump, che potrebbe diventare presidente, e quindi che in qualche modo titilla certi argomenti sensibili alla vecchia destra, in particolare i giornalisti, come dice Trump, sono tutti dei venduti, non sono in sintonia col popolo reale e quindi bisogna andargli addosso o ignorarli. Ecco, io credo che, e spero e auspico che tutti quelli che sono intorno a lei, il suo partito, perché poi la Meloni non è un leader isolato, ha un partito, in qualche modo la spingono verso la Meloni virtuosa, la Meloni europea, la Meloni che non vuole distruggere l'Europa, ma deve farci i conti perché è nell'interesse italiano farceli. E siamo in questo bivio, io spero Laura in Castelli, questo. lei che ne pensa? No, io penso che a parte gli slogan di maggioranza e opposizione, che ormai sono diventati solo slogan, poi ci sono i temi reali e quindi bisognerebbe provare invece a fare un altro tipo di lavoro, cioè spiegare a questa Europa che siamo il paese che ha 4,5 milioni di italiani che decidono di smettere di curarsi perché hanno redditi troppo bassi e perché le liste d'attesa sono lunghe e che questa sanità non regge con il bilancio dello Stato. Quindi il sistema è chiedere a Bruxelles di togliere dai tagli del patto di stabilità la sanità. L'hai chiesto per le armi, chiedilo per la sanità, perché se tu chiedi all'italiano che cosa vuole, ti dice voglio la libertà di curarmi. La lista libertà, per esempio, dice voglio spiegare all'Europa che gli italiani non vogliono vedere depauperati i propri patrimoni immobiliari con la direttiva Casa Green che farà questo, perché la prima priorità di ogni italiano non è quella di spendere 50-60 Claudia mila euro Conte. per questo. Siamo in campagna elettorale e quindi ovviamente ogni tema rimane al centro di polemiche. La sanità anche dovrebbe non entrarci in questa questione perché riguarda tutti noi, così come la politica estera. Per quanto riguarda i risultati del governo, è sotto gli occhi di tutti che siamo il primo paese in Europa per aver raggiunto gli obiettivi del PNRR, quindi 102 miliardi, ed è un dato accertato dalla Commissione europea. Ora arriviamo a Ricci che chiede di intervenire, ma Berzelli ci dice cosa potrebbe succedere da giugno in poi sul fronte dell'economia, non della politica. Beh, noi abbiamo una necessità evidente, questo governo, non sono in campagna elettorale, quindi Certo. posso dirlo tecnicamente, che è quello di trovare dei soldi, mi sembra abbastanza evidente. Allora, il primo modo per trovare dei soldi di solito è spenderne meno, questo lo farebbe lei a casa sua. A volte si arriva a staccare e vendere i gioielli di casa, i quadri, in questo caso le privatizzazioni, qualcosa si è E stanno mosso, andando avanti, insomma. qualcosa è stato fatto. Fare una riflessione a chi è a casa. Se vi andate a prendere i DEF dal 2013 in poi, ogni governo, quindi di vari colori, tour, eccetera, qui presenti, ha sempre messo 20, poi ne ha fatte 7, 40, poi ne ha fatte 8. Quindi mi sembra che questo sia un tema ricorrente che ricadrà sulle spalle anche di questo governo, anche se la quota di Montepaschi già è qualcosa, però arrivare all'1% del PIL di Hanno privatizzazioni detto venderemo tanto per è tranquillizzare molto tutti, ma difficile. danno tutti sui mercati per Esatto. scontato che tutto Molto quello non verrà difficile. L'altra tematica fondamentale per questo paese, ma credo che ce lo diciamo da quando io venivo da lei sulle poltrone quelle di cartone, eccetera, Era ballare, sì. è ritrovare credibilità. Rispetto a quell'epoca, oggi lo spread della Grecia, quindi i tassi che paga Grecia sul debito pubblico, sono inferiori a quelli dell'Italia. Vuol dire che nell'arco di tutti questi anni il rapporto debito-PIL, invito chi è a casa ad andarsi a vedere su internet, ci sono addirittura dei grafici con le faccine sotto molto divertenti dei vari presidenti del Consiglio. Negli ultimi 20 anni sono un trend continuo di aumento, quindi il debito aumenta di per se stesso, il PIL fatichiamo a farlo aumentare. Se non troviamo il modo di ridarci una credibilità, di essere creduti, questa manovra di spostare molto il debito pubblico dalle mani degli stranieri alle mani degli italiani, che oggi funziona perché naturalmente lo rende più stabile, meno Il BTP esposto. valore, cioè quello Esatto, che tutti BTP stanno valore, comprando. BTP rende meno esposto alla speculazione. La speculazione di solito la fanno gli stranieri. Però poi bisogna vedere nel lungo periodo se non riusciamo a recuperare questa credibilità, se non diventa un elemento invece di Perché volatilità. sempre con le tasse gli interessi li dobbiamo pagare. Ricci mancia. Matteo Ricci. Ma sulle tasse ogni volta in campagna elettorale promettono di tagliare le tasse, poi le tasse aumentano. Hanno rimesso le accise sulla benzina, addirittura le tasse sui pannolini. Sul debito hanno fatto una manovra di bilancio per 2/3 a debito e se fai una manovra di bilancio per 2/3 a debito e questa non produce una crescita multipla, ma addirittura la metà della crescita prevista, hai messo soltanto nelle spalle dei giovani nuovo peso di debito pubblico per i prossimi anni. E sul PNRR è davvero comica la cosa. Fratelli d'Italia
e la Lega non hanno votato per il PNRR e adesso tolgono i soldi ai comuni che mettono a terra il PNRR in maniera più efficace. Questa è la politica economica del governo, credo che dobbiamo incartare di più. Questo è vero, purtroppo è vero. No, c'è il decreto. Leggete bene i dati. No, c'è il decreto, oggi è uscito la bozza del decreto milioni allegato. Allora, aspetta, il presidente del governo che dice poco. Farà più sacrifici il comune che ha avuto più soldi al PNRR, sostanzialmente. Mancia. Più quelli virtuosi anche, dice. Una cosa brevissima sulle tasse. È vero, in campagna elettorale c'è chi, come il centrodestra in genere, non soltanto in Italia, promette di ridurle e poi alla fine la riduzione è meno di quanto ci si potesse aspettare. Io vi dico solo, figuratevi cosa potrebbe accadere con quelli che invece promettono la patrimoniale. O propongono di alzare. Laura, come